Amici di Dimensione Azzurro, ciao! Eccoci qua nella nostra cucina per una nuova ricetta. Questa settimana prepareremo un primo piatto. Qualcosa di sfizioso, qualcosa che piacerà molto, specialmente a qualche amico nostro. Andiamo a vedere gli ingredienti. Un bel carciofo. Due spicchi d'aglio, un piatto di spinaci, di foglie di spinaci, un pezzetto di mozzarella o fior di latte, ricotta salata ed una noce sgusciata, una ciotolina di acqua fredda e succo di limone. Vamonos! Cominciamo a preparare la carciofa. E diamo anche il nome a questo piatto. Chiameremo i martagliati di Don Mimì. Liberiamo la carciofa dalle foglie che non ci servono. Finché raggiungeremo questo colore giallino tenero, continuiamo la pulitura. Nel frattempo mettiamo a bollire 4 foglie, le più belle, che ci serviranno per la decorazione e anche per la scarpetta. Fate bollire un po'. Buonasera Napoli! Andiamo! Come a me! Puoi spiegare? Puoi spiegare? Pensi un po' che ci devo lavorare tutti i giorni questa sera. Sta piovando! Tagliamo la carciofa in due. A lungo. Voglio anche affidare la mano. Un attimo, guarda, faccio. Una bottiglierina. La immergiamo nell'acqua acidulata. A vedere. Il mandino. Adesso se avete uno scavino molto più facile, io non ce l'ho, quindi mi arrangio con il cucciaio. Ripariamo la parte centrale, la classica barbotella, la barbetta. Il cuore, quella che fa nozzare. E voilà. La tagliamo a fettine, la rimergiamo nell'acqua, completiamo l'operazione. Versiamo l'olio nella padella . Prendiamo i due spicchi d'aglio, li schiacciamo . Aggiungiamo sale e li andiamo a
frattempo? Martagliati li potete comprare al mercato, l'usalumir, la casandoglio, la pizzicagno, o chi gli piace fare la pasta a casa, tira una semplice sfoglia da 120 grammi all'incirca e tira delle pappardelle, più o meno così, lunghe così. 6 è il peso giusto. Di cristallo. Dopodiché le tagliamo in modo obliquo e discomposto in modo da ottenere i martagliati. Una stagione vuota la sera adesso scende. Nel frattempo l'olio frigge ed è tempo di cucinare. Io sono la fortuna di un idiota che tira avanti e non conosce il tuo destino. E la chiamata molta strada. Si chiamano martagliati per una ragione. Ecco. Tra i sogni che oramai non hanno fretta, di domani che tu venga. Aggiungiamo ai carciofi un po' di brodo vegetale. Stavamo lì seduti l'ore d'ore, parlavamo fino a fare il giorno. Abbassiamo la fiamma. E li lasciamo andare per circa una decina di minuti, forse anche più, dipende. Siccome tutto il sereno non ce l'abbiamo, come in un film di Spielberg, ecco qua, l'ho già fatto. Belli, teneri al punto giusto, pronti per essere mangiati. Continuiamo con il nostro piatto, ok? A questo punto conviene calare la pasta, perché in questa fase c'è un paio di minuti di cottura e noi ci siamo. Perciò che fino a sera. Esiste veramente, allora credi che dovrò cercare. Step 1. Uniamo gli spinaci. Se vorrai mandarmi un tuo saluto, mi troverai sui piani di cristallo. Che bagneremo con un po' di acqua calda, però come volete, e li faremo andare cuocere. Così. Il nostro pezzetto di fior di latte lo riduciamo in cubetti lo stritoliamo lo lasciamo andare la ricotta salata. Quanta ricotta salata vai? Dopo, le dosi verranno da loro. Possiamo aggiungere anche i grigli di noce. Parmigiano reggiano. Ci vediamo. Mazzo.
piatto, prepariamoci le nostre foglie che avevamo cucinato precedentemente e le andiamo a impiattare. Mescoliamo il tutto, molto bene. Vámonos. Yummy. Signore e signori, ragazzi, come si chiama? I martagliati di Don Mimì. Non mi veniva la parola. Alright? Alright. Chiudiamo con un Forza Napoli, sempre, always. Forza Napoli! Alright! Ciao Dodo! Ciao tutti! Ciao! Dodo, ci sta?